Ciao a tutti e benvenuti all'ottavo episodio di Cities Skylines. In questo episodio avevo perso completamente la percezione del tempo quando registravo. Pensate che il file originale durava più di un'ora. Questo vuol dire che ho editato le parti più monotone, ma non vi svelo nulla, ma sono curioso di sapere cosa ne pensate. Parlando di quello che vedremo, credo che mi servirebbero altri 40 minuti. Un'università, un nuovo sistema di uscite autostradali ed un nuovo quartiere basato sull'agricoltura biologica a chilometro zero. Bastano? Ed ehi, non dimenticate di suggerirmi se volete qualche edificio in città, perché in questo video non ho fatto in tempo. Ma nel prossimo voglio assegnare almeno 10 nomi. Adesso buttiamoci in gioco. Oh ragazzi, c'è un che di romantico in questa città. Non me lo so spiegare, sarà la tangenziale abusiva che è tutta storta e fa schifo. Saranno i fumi tossici della zona dell'industria pesante. Questa gigantesca torre della centrale solare, ma io Golden Convoy l'adoro. Allora, in questo episodio dobbiamo cercare di mettere da parte tanti soldini perché sarebbe ora di costruire l'università, visto che abbiamo teoricamente 1700 persone che possono iniziare a farla e poi possono diventare lavoratori specializzati della città, però costa Modern Technology Institute, questa è una cosa diversa. Allora forse mi state dicendo che è questa, sì, 75.000, quindi ci arriviamo molto presto, fra una settimana ci arriviamo e la possiamo fare. Poi dovremo però ricordarci che all'università non ci si va da soli. Intanto qui perché mancano delle case? Qui si potrebbe mettere del residenziale. Benissimo. E quindi servirà poi forse una linea di metropolitana? Non dico tante, ma 3 fermate? 4? Io metterei una fermata, l'avevo già detto qui, all'incrocio davanti alla metropolitana, in modo che davanti sotto all'università, in modo che dia l'accesso alla megavia industriale. Oggi che cosa ho in testa? Alla mega via commerciale, il corso Caduti di Nagato. Poi qui ci sarà l'università, questa sarà la prima fermata. Una seconda fermata potremmo metterla dall'altra parte della città, quando sarà più sviluppata da questo lato. Una terza fermata la potremmo mettere nella Old Town. Pensavo di metterla qui vicino alla scuola superiore, perché potrebbe servire comunque tutto il circondario. Qui addirittura dovrebbe esserci numerosissime fermate del tram, quindi magari buttiamo giù un edificio e costruiamo una fermata della stazione metropolitana di fronte a una fermata del tram, così da creare un collegamento. E poi l'ultima potrebbe essere vicino all'altro che IKEA, la nostra fabbrica del legno, che è ancora purtroppo a un livello basso perché mi sono concentrato poco, devo essere sincero, però ci siamo concentrati moltissimo su New Convoy negli scorsi episodi. Old Convoy l'abbiamo lasciata un po' a se stessa. Troveremo il modo anche di sistemare la Old Convoy, e soprattutto non dimentichiamoci che qui abbiamo un territorio molto poco sviluppato, ma che teoricamente è una piccola miniera d'oro, perché ci potremmo fare un'industria agricola, ma non un'industria agricola di quelle che si fa, cioè del mais, cioè roba biologica a chilometro zero, che costa un occhio nella testa, una fucilata, poi noi ci buttiamo dentro i peggiori pesticidi e utilizziamo questa bellissima acqua marrone per irrigare, ma i clienti non glielo dobbiamo dire, non glielo diciamo. Allora, adesso però basta ciarlare, andiamo a costruire la University of Golden Convoy, signori e signore, welcome to your dream. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Io vado in visibilio. Voglio degli alberi. Questa università sarà circondata dalla natura. C'è la piccola foresta attorno all'università. Università che qui il nome già ce l'abbiamo e adesso glielo diamo. Questa sarà la università. Che poi, allora, questa è l'University of Golden Convoy. Però spero di poter aggiungere il nome
Sigurd. L'anello. Oh, The Ring. Perché Sigurd The Ring? Perché è una persona molto colta. Una persona molto colta che segue le mie storie da tanto tempo. Si è ricordata che quando avevo fatto la mia serie live, quando non ero ancora partner Twitch, cioè parliamo di 3 anni fa, con Crusader Kings 2, con Sigurd l'Anello, il vichingo, nel 900 d.C. avevo scoperto che la Terra era tonda e che girava attorno al Sole, quindi era diventato l'uomo più intelligente della Terra, e in suo onore adesso abbiamo questo bellissimo edificio. Che ovviamente accoglierà tutti i cervelli in fuga e non solo. E no, è bello perché, a parte che è gigantesco, credo di aver già messo la fermata del tram. Esatto, questa è la fermata università. E qui ci piazziamo poi la... Non c'è l'acqua. Università senza acqua è un problema. E qui ci piazziamo poi il... le scale per entrare nella metropolitana. Meraviglia delle meraviglie, ragazzi. Abbiamo speso 75.000 dollari, ma sono tutti molto utili. Qui volevamo fare una zona invece residenziale goduriosissima. Prima di farlo andiamo a vedere se possiamo costruire qualcosa di bello da mettere. Qui ci sarebbe addirittura un giardino giapponese. Che meraviglia. Costruiamo i giardini giapponesi da parte della centrale della polizia. Questi vanno a migliorare tutta... A parte che sono tutti storti, i giardini giapponesi. I giardini delle colline giapponesi, questi. Mamma mia. Shift, allora, eleva and lower. Elevate by clicking primary mouse. Ok, così vado ad elevare. Ok. Eh sì, dai. Questo è un po' in onore... Ok. Questo è il nome glielo do io. È storto, ma... Ishimatsu Garden, questi. Sempre per via del mio amore per... Vabbè. Andiamo adesso a creare una bella stradina. Sempre con gli alberi, perché qua non ci facciamo mancare niente. Una bella stradina alberata. E che cosa si fa quando si intersecano? Si mettono gli stop! 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 E qui si mette una zona residenziale ad alta intensità. Che andrà a beneficiare di tutto. Visto che adesso la richiesta è spropositata. Potrei addirittura alzare le tasse. Sono un pazzo a non farlo. Pazzo sì, ma pazzo per Golden Convoy. Allora, buttiamo giù sta cosa. Non so come ha fatto a fallire la Lehman Brothers di Golden Call. Guardate, cioè, in 3 secondi... Sto giocando a velocità 1, eh. Ho dato la concessione di abusi edilizi in questa zona. Pam, pam, pam. Zona New Convoy. Alti quartieri super lusso. Dove ci sono i giardini giapponesi e la centrale di polizia. Semplicemente fantastico. Adesso noi andiamo praticamente a riempire tutta questa zona. A parte questa strada... Che ci servirà per fare poi il ponte. E aspettiamo di avere... Aspetto di avere 50.000 dollari per poi fare l'allaccio qui all'autostrada. Interessante notare che c'è anche, c'è anche, volendo, una stazione. C'è una stazione dei treni. Che potrebbe diventare, a questo punto, la quarta stazione della metropolitana di cui parlavamo da fare a sud. E stazione dei treni che collega all'università, che collega ad Old... Convoy che collega al quartiere dell'industria del legno. E quindi con una linea della metropolitana andiamo a collegare i gangli vitali della nostra città. Mi sembra una buonissima idea. L'unica cosa che devo capire è dove fare l'uscita del treno e dove fare la stazione. La stazione a questo punto è un po' troppo fuori mano però farla qua. L'ideale sarebbe farla vicino all'università, però... Però avere una stazione così... traffico... Che poi la stazione attrae traffico e metterla perlomeno... Un aereo. No, scusate, Flying to Santa Rico. Cioè, io posso vedere... No! No, non ci credo che io posso vedere l'aereo così.
No, è bellissimo. Oh, ragazzi, sono innamorato di questo gioco. Faccio schifo, ma ne sono innamorato. La stazione dei treni la potremmo mettere qua. E adesso mi chiedo, fare l'allaccio all'autostrada? Fare l'allaccio all'autostrada, non facciamo troppe cose contemporaneamente. Allora. Ah! Perché questo è il corso del ponte solare. Adesso ho capito. Adesso ho capito, cioè i corsi prendono il nome del ponte. Abbiamo quello del ponte Livio e quello del ponte Solare. Va bene. Teniamoli così. Quindi chiamiamolo corso solare questo. Perché alla fine va su una mega torre. Vabbè, ma pazzesca sta cosa. Ok, andiamo a vedere la fiabilità. Che è qui. E andiamo a prendere. Ciuf ciuf. No, la metro. I treni. Una train station costa 45.000, una cargo train terminal costa 60.000. Io vorrei fare una train station per il discorso di portare i passeggeri, ma lo vediamo dopo. Adesso prendiamo una two lane, una medium road, che esce e va praticamente qua. Allora, con calma, calma, momento, ok. La portiamo qua e la giriamo. Credo di aver fatto una porcheria delle mie. Credo, però non ne sono certo. Ma in realtà sì, ho fatto una porcheria delle mie. Purtuttavia, credo che sia fattibile. Creiamo un altro ponte. Questo è il James Bridge. Il nome lo lascio a voi, questo non è stato ancora chiesto. E vediamo un pochino. E qui serve un semaforo. Qui no. Qui sì. Due semafori. O poi faccio una rotonda. Questa anche quella è un'idea. Ma per adesso lasciamo perdere. Allora, questa strada ad un certo punto, qui facciamo una rampa. Ok, no, questa deve andare avanti di un pezzetto così. Aspetta un attimo. Sì, va avanti di un pezzetto. E allora, questa parte qui esce. Ok. E si va. Aspettate. No. Perché si mettesse molto dolcemente, invece vedo che è col cavolo. Ok. La White Street esce in questo modo. Ovviamente ho sbagliato. Perché deve essere una one way questa. Qui si esce e come si entra? Si entra con quest'altra. Che vedete la James Street che invece entra e passa di qua. James Street che adesso io collego qui sotto. Esatto. E praticamente facciamo un bel tunnel di questo tipo e poi page up. Facciamo entrare qua.
Quindi adesso questa autostrada al James Tunnel, che è come sempre, io giuro che un giorno imparerò, un giorno. Io un giorno imparerò, ve lo giuro. Allora, la strada è questa. Esce il ponte, se vai a sinistra. Se vai a sinistra. Se vai a sinistra. Non l'ho mica collegata la strada, ragazzi. L'ho fatta. No, è collegata, scusate, non è collegata. Ok. Se vai a sinistra, entri. A parte che entrare e uscire, cioè dove? Questa è la domanda. Okay, forse ce l'ho fatta, allora. Partiamo dal ponte. Se vai a destra, entri in autostrada, ok? Se invece arrivi dall'autostrada, qui dovrebbe esserci il ponte che ti porta, il James Tunnel, ti fa uscire e poi entri nel James Bridge. Vediamo un po' adesso quanta gente entrerà in qua, entrerà di qua. Per il momento un bel nessuno. Molto interessante. Mettiamo un bel semaforo in autostrada, vediamo cosa succede. Non si fa, non si fa. No, ok, ragazzi, l'uscita c'è. L'uscita c'è adesso, quindi tecnicamente chiunque. Aspettate, aspettate. Abbiamo un eroe. Abbiamo Charles Finch, leaving the city su New Buggy. Se ne sta andando dalla città. Sarà andato a trovare la fidanzata. Vediamo. È giusto, non vai contromano, bravissimo. Prendi l'autostrada. Questa è una macchina che abbiamo salvato ad Old Convoy. Non male, vero? Cosa servono i lampioni qua? Non lo so. Però adesso si entra. Dai, ci sta. Adesso va a bomba, sta andando i 250 all'ora questa ragazza. Va bene. C'è qualcuno che entra? Niemand. Ma zero proprio assoluto. Nessuno? Mamma mia. Vabbè, meglio così, dai. C'è traffico. Spero che questa cosa funzioni in futuro. Se mi chiedo se c'è un collegamento, ma sì, c'è un collegamento, cioè questo è un collegamento. Perché non c'entra proprio nessuno. Ok. Allora la domanda è la seguente. Se qui facessi la stazione dei treni. Dove sono le stazioni dei tram a proposito? Tipo qui si ferma la linea blu. E qui si ferma la rossa. Devo farle fermare allo stesso punto, però è un po' una scemenza quello che fa. E devo aggiungere. Ecco, qui c'è la rossa, ad esempio. Qua ci starebbe tantissimo. Nella fermata della. Tra la fermata della rossa e la fermata della blu, qua ci starebbe tantissimo una stazione dei treni. Come fermata, cioè che arrivano qua. Perché costa poco. E io la stazione riesco a tirarla dall'altro lato. Va bene, ci si può pensare. Andiamo a vedere intanto la. University of Golden Convoy, perché ho scritto Convey tra l'altro, sto impazzendo. Abbiamo 205 studenti su 4.500 e pian piano gli studenti arrivano, studiano, imparano, apprendono e diventano sempre più intelligenti. Qui che cosa abbiamo? Schifo. Va bene, andiamo a vedere un attimo la schermata spazzatura schifissima. Anzi no, guardiamo il crimine. Il crimine non esiste, Golden Compi, quella nuova centrale della polizia. Va bene, andiamo a vedere la spazzatura. Landfill 48%, processing si è messi male. Dovrei costruire più strutture per processare la spazzatura. Vabbè. Processare non nel senso di metterla a processo, ci siamo capiti. E c'è una quantità di residenziale che è impressionante di richiesta. Dobbiamo andare ad espandere Golden Convoy. A questo punto io queste cose le posso spostare, per carità. Posso venderle addirittura. Se lo sposto, allora qui mi dà 14, se lo sposto qui mi dà 15. Quanto pago? 2004! Ah, quasi quasi mi sta bene qui.
Mi sta bene, mi sta benissimo qui. Piango. Va bene, mi sta bene. Piango. Not in the enough educated workers. Emptying finished. Ah, aspettate, stop emptying. Perché qui avevo spostato una discarica che adesso possiamo dire smettila di svuotarla e si può riempire. Allora, andiamo a costruire qualcosa di bello per la zona circostante. Io pensavo di fare un bel giardino botanico da mettere accanto all'università. Perché vedete che va a rendere più bella tutta la zona residenziale qui davanti. Non è male. Purtroppo lo so che dietro c'è il fiume, quindi è un po' uno spreco. Però adesso vedere la zona lungo fiume del giardino botanico e dell'università, non è male. Not bad at all. Iniziamo a pensare ai prossimi passi, al di là della stazione. Perché io quasi quasi la stazione, non lo so. Non lo so. Cioè, voglio dire, dov'è la connessione? Qui si svincola, ma io potrei addirittura portarla qui. Non so. Quello che so è che ad un certo punto qui dobbiamo rifare questa rotonda che fa schifo e creare in realtà due rotonde. Una qui e questa rotonda, scusate se continuo a girare, questa rotonda salirà e andrà a costruire due zone. La zona agricola e la zona bio. Quindi altri quartieri essenziali belli, che non sarebbe una cattiva idea per niente. Dobbiamo rifare questa strada però, che non è trafficata per nulla, porca miseria. Ma guardate, c'è una cosa imbarazzante. Tutto il traffico qui in mezzo. C'è un'azione. Dannazione. E qui serve la stazione della metropolitana, allora. Va bene. Se vado a vedere le strade, le rotonde che posso fare sono abbastanza semplici. Vabbè, sì, sono semplici, però. Facciamo una cosa. Scusate. Lasciamolo così. Abbiamo collegato adesso il nostro ecomostro alla parte di old convoy. Intanto new convoy, ragazzi, la lasciamo lì dov'è. E perché? Perché ci sono sempre questi edifici che ogni tanto si rompono? Vai a capire. C'è una richiesta che è incredibile, però non voglio stressare troppo new convoy perché a parte che abbiamo creato una bellissima zona, però andremo ad investirci ancora, un po' il nostro gioiellino, ma adesso dobbiamo pensare anche al resto. In particolare, io adesso qui prendo una bella strada, una country road, take me home. E perché qui creiamo il quartiere della vecchia fattoria, il quartiere agricolo. E adesso lo facciamo subito con una bella industria agricola. Qui. Allora, costruiremo il farm main building. Ma aspettate, prima, se non sbaglio, devo fare una zona industriale. E questa la nomino in onore di una signora molto brava. Me l'avete chiesto in tanti fino al primo episodio. Allora, intanto mettiamo il main farming building, lo mettiamo qua. E
E abbiamo, congratulazioni, abbiamo sbloccato la zona agricola. Questa sarà la fattoria di nonna Celia. Storia lunga, qualcuno ve lo può raccontare nei commenti se non sapete di cosa si tratta. È un'altra serie delle mie. E adesso la fattoria di nonna Celia mi prende crop of fruit. No, frutteti, frutteti come se non ci fosse un domani. Ne possiamo fare magari 4. Queste sono greenhouse. Perché greenhouse? No, voglio le arance. Non so perché mi dà le green. Voglio le arance. Volevo fare le arance per fare l'aranciata di nonna Celia. Facciamo delle piantagioni di arance. Guarda, stiamo spendendo un sacco di soldi. Serve l'elettricità. Questo me l'ero scordato. Guardate, al momento faccio così. Fa schifo, ma ci arriveremo. Adesso, fatta questa prima cosa delle arance, poi possiamo fare le strutture. Small animal pasture? No. Possiamo fare lo small silo. Adesso usiamo le arance. Allora, informazioni. Allora, per fare il prossimo livello dobbiamo avere dei lavoratori in più. E adesso non stiamo facendo profitto, ci credo, è normale. Abbiamo soltanto una piccola fattoria qui in Annabel Harris Street che diventerà via Nonna Celia. Ok, e adesso iniziamo a creare anche in questa zona del residenziale. Poi andiamo ad agganciare qua. Ok, facciamo strade dritte. Questa dovrebbe essere zona fertile, ma si può dire che ce frega. Allora, l'elettricità c'è. Ok, questa strada adesso la cambiamo. Intanto la andiamo a modificare perché voglio una bella pista ciclabile, se si può. Bicycle lanes, esatto. Questa se la possono fare anche tutte in bicicletta. Cioè, no, non tutte, però una buona parte. Andiamo grande. E la portiamo fino qui dentro. Ok, perfetto. Così praticamente possono arrivare in bici fino alla rotonda e poi tornano indietro. E no, sto scherzando. Qua è la bike lane, vero? Questo è un botto, ma ci sta. Quindi adesso abbiamo. Questo qui c'è un bel giro in cui si può fare tutto a piedi. E iniziamo a costruire residenziale a bassa intensità. Ovunque tranne che nella zona centrale dove metteremo altri servizi. Comunque ci servono altre scuole, eccetera. Qui mettiamo una strada normale. Che poi si unirà anche a questa, magari. E qui creiamo una zona industriale agricola che magari in futuro poi andremo a collegare all'autostrada qua sopra. Ok, allora prendiamo le zone. Ho sbagliato. Dannazione. Ho sbagliato tutto. Nel Victoria Complex devo aumentare il Belmont Farm. Eccolo qua. Io volevo fare semplicemente una zona industriale.
agricola qui dentro. Le fattorie della bontà. No, perché qui facciamo un'industria di tipo diverso. Ok. E andiamo a mettere subito un bel industriale. Poi quando nascono buttiamo giù tutto e... Anzi, se proprio devo dirla tutta, fa veramente schifo vedere una cosa di questo tipo. Poi quando abbiamo comunque le zone industriali li buttiamo giù tutto. Non è un problema. Che le fattorie della bontà adesso le andiamo a prendere perché servono le policy. Allora, andiamo a vedere che cosa possiamo fare. Questo è per la città, queste policy, e non mi interessano. Tassazione non mi interessa. City planning. Aspettate che devo trovare... secondo me ho fatto... Allora... Devo ricordarmi. E infatti ho sbagliato. Perché devo cliccare così e darglielo e mettere la zona agraria. Togliamo la pausa. Ovviamente qui che cosa manca? Ci siamo dimenticati di dare la connessione elettrica a questi poveri disgrazieti. Adesso gliela diamo, vedete che pian piano le casette del quartiere, del villaggio di Nonna Celia stanno arrivando. Allora, invece da questo lato, qui abbiamo veramente il paese, che voglio far crescere in tutta questa zona. Un altro Birch Square. Sono tutti Birch Square questi. Allora, dobbiamo trovare qualcosa. Potremmo chiamarlo al momento Tortuga. Tortuga Fields. E Tortuga Fields deve avere come policy. E qua ci servono. Riciclaggio. E voglio anche riciclare la plastica. Questi sono un po' i fricchettoni. Voglio che abbiano anche le biciclette, se si può, che non ricordo da che parte sta. City planning forse, e vai a ricordare, ecco qua, encourage biking, perché hanno la loro pista ciclabile, quindi possono fare tutti i giretti che vogliono. Le fattorie della bontà, ottimo. Ok, non so se quello che sto facendo abbia un senso, ma ci proviamo. Quanti semafori abbiamo? Che miseria, oh. Ok, bene, allora adesso qui mettiamo a Tortuga Fields anche del low commercial. Chiudiamo il traffico. Ok, allora andiamo a fare la connessione dell'acqua per queste fattorie. Perché adesso vedete che Juice Press, vedete che è bellissimo? La prima industria che abbiamo qui fa spremute d'arancia. Questo è bello, questo è davvero bello. E poi che cosa abbiamo? Food factory, dei campi, frutta per tutti, un orto. Sì, bene. Benissimo. E qui niente, qui dobbiamo semplicemente adesso aspettare che più gente venga a lavorare qui dentro. E abbiamo per il momento soltanto tanto output perché stiamo facendo le arance. Forse dovrei costruire un'industria anche del grano? Vediamo, dai. Small crop field 1,
2 e 3. Facciamo del grano. E a questo punto posso costruire il silo. Un silo costa 6.000 dollari, ne costruiamo due, bilanciato. E quindi adesso abbiamo il grano, il silo e le arance. Ragazzi, mi è costato di più fare questa fattoria che tutto il sistema di educazione di Golden Convoy, università compresa. E non sto scherzando. Tanto qui attacchiamo l'elettricità, se no non va niente. Ti prego, funziona. Ok. Ok, adesso facciamo una cosa. Andiamo sulle opzioni per togliere la notte, perché vi voglio far vedere questa cosa. E di là rimettiamo, così poi non mi dimentico, ma forziamo praticamente il giorno. Allora, praticamente abbiamo appena fondato Tortuga Fields, la piccola frazione di Golden Convoy, dove andranno ad abitare le persone che lavorano in questo paesino. E visto che c'è la carenza di scuole elementari, la prima cosa che facciamo è una community school. Capacity di 550, cioè, mamma mia. Che mettiamo qui davanti. E poi un'altra cosa che facciamo è un parco naturale. Avevo anche un nome da assegnare. Questo è un fishing tropical garden, non male. Dog park l'abbiamo già fatto. Anche il giardino, un large playground, un campo giochi grande, non è esattamente, sì, è un parco, e lo voleva Elga. Questo lo chiamiamo il parco Elga. Ok, perfetto. E quindi qui abbiamo il parco, abbiamo la scuola elementare comunale e abbiamo anche poca acqua, quindi dobbiamo andare ad alzare il budget. Quindi portiamo al 110% l'acqua e poi nei prossimi episodi potremo iniziare a pensare a come prendere più acqua. Allora, con il fatto che Tortuga Field nasca a nord, Old Convoy diventa più centrale. Perché io ho portato molta attenzione su New Convoy negli scorsi episodi, volutamente, però New Convoy non deve diventare tutto, cioè dobbiamo fare in modo che Golden Convoy sia una città, come dire, omogenea. E secondo me, allora, il problema dell'energia l'abbiamo risolto. Il discorso dell'educazione, abbiamo due scuole superiori, abbiamo l'università. Voglio vedere però se la scuola superiore, ecco qua, ne abbiamo una. Questa è la libreria, però, scusate. Questa è l'università, queste sono le superiori. Ne abbiamo una che tiene 1.800 persone e abbiamo 1.500 studenti. Questo è ottimo. Sono le elementari il problema, ragazzi. Le elementari. Io quasi quasi ne vado a fare un'altra, dove magari non butto giù strutture, però qui ne abbiamo una. Potremmo fare veramente delle scuole elementari. Ui, fermi tutti perché c'è qualcosa di brutto. Potremmo fare la New Convoy, magari vicino qui, dove ci sono anche le fermate del tram. Che cosa sta succedendo? Scusa. A dead person is waiting for transport. Ok, un po' troppo lontani dal cimitero, magari servirà un camposanto anche qui. Però adesso questo episodio, ragazzi, è durato qualcosa è durato troppo. E quindi lo dividerò in due. Quindi questo lo decido adesso. Questo diventerà un doppio episodio, però intanto siamo riusciti a fare anche Tortuga Fields. Io vi ringrazio per aver guardato questo episodio fino qui, magari visto che poi lo smezzerò, lo porto avanti ancora un pochino e devo poi capire come fare per evitare il mega traffico che si andrà a creare anche qua sopra. In realtà no, in realtà adesso il traffico rimane tutto su Old Convoy, che mi fa felice. Building is on fire. Ma fatemi vedere adesso se vado qui nell'area industriale. Prodotto importato 0, prodotto nostro 32 tonnellate. In totale abbiamo un output. Ok, dovremmo fare un'industria flour, un'industria della farina, però per farla prima dobbiamo avere molto più prodotto. Quando avremo 190 lavoratori,
Questa zona crescerà. Ok, ottimo. Io a questo punto vado a tirare su altre fattorie della bontà. E adesso abbiamo Tortuga Fizz, ragazzi. E adesso dall'alto, vediamo la città dall'alto, ragazzi. Allora, spettacolare, spettacolare vedere il quartiere universitario a sud. Qui c'è anche un incendio, meno spettacolare, però va bene. Vedere la Old Convoy centrale e sopra questo quartiere bello verde che sembra che vada avanti la foresta. Invece sono gli alberi della zona residenziale di Tortuga Fields, che è spettacolare. E poi qui c'è la fattoria di Nonna Celia, che adesso sta facendo profitto meno 2000. Onesta, onesta la nonna. Però secondo me ad un certo punto riusciremo a farle fare profitto. E di conseguenza, perché sta importando molti prodotti, questo è il problema. Dovremmo fare più. Dovremmo cercare di avere più prodotti nostri. Ma lo scopriamo magari nel prossimo episodio. Io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi chiedo di lasciare un pollicione in su e vi do appuntamento alla prossima.